Ciao a tutti ragazzi e ragazze, rieccoci tornati su Pokémon Let's Go Eevee. L'ultima volta eravamo rimasti a Celestopoli, come possiamo vedere il Pokédex di 18 Pokémon presi, tempo di gioco 2 ore 54 e due medaglie prese, ovvero quella di Misty e quella di Brock. Continuiamo l'avventura dunque. Mio Dio, ragazzi, un Chansey. Questo è tosto, ma sicuramente la presa non è eccellente, uscirà per forza perché figuriamoci. Esatto, è così. Ok, livello 13 non è il livello che mi interessa, ma la mancata. Che tiraccio! Niente da fare, ragazzi, ci è fuggito. Qua abbiamo Psylacc. C'è anche un Vulpix. Un Pokémon di fuoco è quello che ci manca. Però anche uno Psylacc andrebbe più che bene. Buon tiro. Non ci ha dato né eccellente né niente. Vediamo. Sì, è bastato. Psylacc preso. Nidoran maschio a livello 16, attenzione perché è probabile che si evolva. Esatto! Si evolverà in Nidorino. Questa cosa dell'evoluzione è davvero fantastica. Ecco, Nidorino e poi usando la pietra lunare potrà diventare Nidoking. Non posso farmi scappare questo Vulpix. Piccolo oltretutto e quindi ancora più difficile. Eccellente, un buon tiro. Vediamo se basta. Speriamo, speriamo, speriamo. Sì, è bastato. Ho preso anche Vulpix, bene così. Grazie a queste catture salgono praticamente tanti Pokémon di livelli. Eevee, Pikachu, Bulbasaur. Soprattutto Pikachu c'ha bisogno di salire parecchio. Livello 14 Bulbasaur. Non mi ricordo se si evolve il 14. Ma forse no. Sonnifero sinceramente volentieri gliela farei imparare al posto di Parassisseme, dai, sì. E adesso la sfida a questo marinaio che probabilmente avrà Pokémon d'acqua. Vediamo se siamo all'altezza. Diciamo che iniziano i primi allenatori un pochettino più complessi. Vediamo. Il suo Pokémon Tentacool, quindi ci basterà, potrebbe bastarci anche Pikachu probabilmente, però in quanto è a livello basso rispetto a questo Tentacool 16. Vediamo la frustata, quanto gli fa. Super Suono non ci vuole, è un attacco che ho sempre detestato e quindi ci manda con gli uccellini in paradiso. La frustata toglie comunque parecchio. Un tempo, peraltro, con i vecchi Pokémon avevamo 10 di mosse d'attacco, adesso ce ne hanno aggiunte bene 15. Ok, Tentacool è KO. Battuto il marinaio, proseguiamo. Jigglypuff. Vediamo. Non mi sembra di averlo, sinceramente.
Tiro discreto però, eh. Non penso che lo prendiamo così. Sarebbe davvero un colpo di fortuna e lo è. Fantastico. Preso Jigglypuff. E adesso, altra sfida. Prima di doppia sfida in verità, sarà. Per arrivare ad Aranciopoli. Andiamo a vedere chi ci riserva. Charmander Ustreia contro Bell Sprout. Direi proprio di no, ragazzi. Direi proprio di no. Siamo nettamente, ma nettamente sori. Ma c'è un solo modo, ragazzi, per poterlo battere col sonnifero. Braciere toglierà una cifra e mezza. O l'ho addormentato. Perfetto, adesso botti in testa, che è l'attacco che praticamente toglie di più. Ok, un po' toglie. Ancora botti in testa. Speriamo che Charmander possa ancora dormire qualche turno. Invece se svegliate, meno male che usa Graffio. Ma comunque ci mette KO Bellsprout. Eevee. Pikachu me lo proverei anche, sinceramente. Proviamo Pidgey, perché visto che Pidgey deve salire di livello per evolversi in PG8 e mancano soltanto due livelli, credo. Vediamo un pochettino cosa può fare. Attacco d'ala. Un po' li toglie. Graffio di Charmander. Qualcosa fa. E credo che l'attacco rapido possa bastare, in quanto ci dà la priorità all'attacco. E basta, basta per battere Charmander, bene così. Allora, 92 per Pidgey, 16 per... no, 17 per Pidgey, quindi ne manca uno. Trespolo. E questa che mossa è, ragazzi, intendiamoci chiaramente. 10. Vabbè, proviamo a togliere l'attacco rapido e vediamo che cosa riserva questo Trespolo. Mossa mai sentita. Adesso c'è l'altra allenatrice che abbiamo vinto 2 Megaball che ci sfiderà. No, non abbiamo vinto. Bene, siamo già giunti ad Aranciopoli, bene così. Meglio così perché così ricarichiamo la squadra. Abbiamo appena ricevuto il completo da Eevee. Quindi adesso dobbiamo recarci alla nave a prendere appunto la MN1 taglio. Però ragazzi, sapete che sono curioso, che se noi prima ci catturiamo un bel Dutrio, che ne dite? Diglett? Beh, prima iniziamo col Diglett, va. Tanto sono tutti da prendere. Ah, la mancata. Discreta presa. Per un Pokémon così dovrebbe bastare. Adesso va a finire che non lo prendo. E infatti così è pazzesco. Buono. Ma anche se eccellente non vuol dire niente, perché allora forse con te devo usare la Mega Ball, eh. Ah, è fuggito. Vabbè, riproveremo. Credo presto. Subito. Ragazzi, adesso dai. Se non lo prendiamo con la Mega Ball. Fatto. Preso anche uno Zubat di quello piccolo, quindi un pochettino più difficile da catturare. Nonostante un tiro non sicuramente impeccabile. Pikachu a livello 12 intanto. Saliamo sulle 9. Riceviamo il completo del marinaio, cosa nuova per questo gioco. Realisticissimo come sempre questo gioco. Ed ecco la nave.
Motonave Anna, allora, eccolo qui, il nostro Gary che andremo poi a sfidare successivamente. E c'è blu, oltretutto. E quindi troviamo blu. Noi però adesso dovremmo sfidare un po' gli allenatori per allenare i Pokémon. Non è questa la stanza giusta. Qui c'è un Wigglytuff, evoluzione appunto di Jigglypuff tramite la pietra lunare. Ed ecco la prima allenatrice. Ce ne credo un paio. Certo che giocare ai Pokémon in camera da letto. Carol Bellezza. Chi ci manda in campo? Ci manda un Pidgey. Certamente contro un bel Sproton non è proprio il Pokémon più ideale del mondo, in quanto basta un attacco d'ala per distruggercelo. Io ho un bot in testa. Trespolo. Ah, Trespolo serve per recuperare qualche energia probabilmente, vediamo. Ostre, ha recuperato tutti i pesi praticamente. Credo che però adesso, meno che, o mi fa attaccare due volte, no, speculo mossa. Quindi usa botte in testa contro di me. È una mossa molto forte, botte in testa. Siamo riusciti a battere i Pidgey senza farci uccidere, il che è una gran cosa. Sarà Pikachu. Quindi, considerando che ho bisogno di un Pokémon che sappia fossa, credo che Eevee faccia il caso nostro. Cresce l'illusione per, diciamo, eludere l'attacco di Eevee, ma non sbaglia, Eevee Pikachu è KO. Passiamo alla sfida di questo ragazzino. Ancora una volta mi troverò con Bellsprout prima in squadra, ma anche io, ok, sì, può essere fattibile, Pokémon di tipo lotta non è facile, però come non è facile per lui. Gara equilibrata. Andiamo con la frustata. Colpo karate. Fortunatamente non è molto efficace. Se devo essere sincero, credo di avere più possibilità io. Bot in testa adesso. Sfuriate. Questo. 3 volte. Bot in testa e manchi. E KO. Bene così. Una volta battuto, possiamo prenderci la sfera, che è semplicemente un antiparalisi. Qui siamo a posto, molto realistiche anche le stanze. Vediamo qui se c'è qualche allenatore da sfidare. Sì, c'è un vecchietto. Ah, questo invece è sulle tracce del Team Rocket, quindi niente. Ok, saliamo le scale. Ok, saliamo ancora. Qui dovremmo credo andare sul tipo il ponte della Namo, una cosa del genere, esatto. Eevee. Devi vedere la prova della 9. E purtroppo però ci toccherà lottare contro questi allenatori. Seal.
Va bene usare Bellsprout sicuramente, attenzione però alle attacche di ghiaccio e di Seal che possono metterci in difficoltà soprattutto perché non abbiamo tanta vita, però l'ho sfrustato in questo caso, ecco proprio quello che ho appena detto, resistito per fare bella figura e soprattutto per togliere un po' di energia al Seal. Adesso ovviamente ci mette KO, questo è chiaro, e probabilmente credo che, non so perché, ma userò Pikachu per farlo un po' salire di livello, visto che Seal comunque ha poca energia, il tuono shock è sicuramente la mossa migliore in questo momento, anche se Pikachu comunque ha una varietà di mosse notevoli, visto nonostante il livello è non altissimo. Ok, potrebbe forse registrare anche un altro, non toglie molto. Ma credo comunque che ha un altro attacco. Dovrebbe resistere, dovrebbe poi mandarlo KO. Vediamo, speriamo, speriamo, speriamo. Sì, Seal non ha più energie. Bene così per Pikachu perché ha bisogno di salire. 97 esperienze. Ivysaur al 19. Sa, Machop. Sì, adesso devo cambiare. E il Pokémon migliore è Pidgey che così lo facciamo evolvere con il nostro attacco d'ala. Visto che utilizza un Pokémon di tipo lotta. Probabilmente un attacco d'ala potrebbe anche metterlo KO. Vediamo un pochettino se sarà così. No, però. Ustrella, anche lui non scherza, comunque, perché gli attacchi di lotta in effetti tolgono. Però noi lo mandiamo KO prima che lui ci mandi a noi. E quindi Pidgey avrà la grande opportunità di evolversi livello numero 18 in Pidgeotto. Questo aiuta sicuramente a aumentare la forza della mia squadra. Quindi ci vediamo l'evoluzione in diretta. Gli attacchi che toglieranno almeno il doppio adesso con questo Pidgeotto. Dopo aver sfidato l'allenatore e aver portato Eevee sulla prua perché le piace come cosa, lo rende felice, credo che siamo pronti per sfidare il nostro Gary. Eccolo qua, la sfida. E qui adesso dovremmo essere bravi, però avendo insomma Pidgeotto è una gran cosa. Parlando di Pidgeotto, è proprio il primo avversario, certamente con. Beh, però Eevee sì, Eevee sì, Eevee sì. Perché Bellsprout è KO. Allora, la mossa più ideale potrei dire un bel morso. Doppio calcio non gli toglie niente, fosse idem, quindi non toglie granché. Siamo lì, gara equilibrata, il bot in testa dovrà essere veramente efficace, più del morso. Infatti lo è. Tentenna oltretutto una gran cosa per Eevee perché attacca un'altra volta e siamo lì, ancora, ancora bene così, mandare Pidgeotto KO così è fantastico. Ah, la super pozione! Peccato perché riprende un po' di energie, parecchie energie, tutte praticamente. Però insomma il minimo è che devo attaccare ancora due volte adesso, perché per forza, esatto. E ok, Turbo Sabbia. Allora, un attacco che non toglie, però ci illude la precisione, potrebbe farci fallire il bot in testa. Non dovrebbe essere così, però. Per adesso va e manda Pidgeotto, KO, questo Pidgeotto fastidioso. Volva solo al 16. E credo che adesso si evolva anche Nimisar, quindi abbiamo importanti evoluzioni, no? Continua a lottare perché Pikachu con la fossa andrà KO in un colpo. Nonostante le buon livello 21, la fossa di Eevee. Doppio calcio. Aia! Adesso facciamo Vamper Focaccia però. Bravo.
Non lo uccide però, peccato, avrei giurato che avrebbe fatto di più. Vabbè. Certo, toglie parecchio. Ah no, 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 non ci voleva questa cosa che evitasse l'attacco. Sto ragionando su che mossa fare. A questo punto mi gioco la carta Nidorino. Per non mandare KO Eevee, che potrebbe comunque servirmi. Stavolta l'esito è esattamente l'opposto e con tutto rispetto, ma Pikachu non può avere la possibilità di resistere. Ok, Pikachu KO, abbiamo tribulato anche con questo Pikachu, sale in livello Nidorino, livello numero 18. Bene così, continuiamo ad evolvere i Pokémon. Questa lotta va assolutamente vinta. Pikachu il 13, va bene così. Ieri sarà Oddish. E non vedo perché continuare a cambiarlo, visto che Nidorino comunque resiste agli attacchi di tipo erba. Beccata, e poi abbiamo tra l'altro l'attacco di tipo volante. Quindi va bene. Acido. Non è molto efficace, ma comunque sotto sotto toglie un po'. Botto in testa, vediamo, perché sinceramente siamo lì. Siamo lì, modestamente. Forse toglie qualcosina in più beccata. Ecco, questo proprio non ci voleva. Il sonnifero di Oddish. Che devo fare? Tanto me la devo rischiare. Userà un altro acido per cercare di eliminarmi. E salvo che non si svegli questa volta. Ok, mi è andata molto bene. Pensavo che non sarebbe svegliato, invece mi è andata di lusso. E ho sconfitto Gary, ho sofferto un po', devo dire la verità, però. Tutto sommato mi sono rimasti un po' Pokémon e assistiamo a un'altra evoluzione. Bulbasaur e Nivisaur. La mia squadra inizia ad avere già una forma, ecco. E a livello 32 si evolverà in Venusaur. Chiudiamo dunque con la MN1 taglio che ci servirà anche per sfidare il capopalestra di Arancioppoli Litsurge. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!